Salve a tutti ragazzi, benvenuti su un altro video di Cortex Gaming. E dunque, Firewatch, continuiamo Firewatch. Notiziona, ho saputo che stanno traducendo in italiano Firewatch. Ovviamente, amatorialmente, sono dei bravi ragazzi che si stanno mettendo a fare Firewatch, a tradurre Firewatch. Io continuo comunque in inglese fin quando, perché non so quanto tempo ci vuole, magari io finiamo il gioco e poi viene tradotto. Comunque, se nel frattempo si muovono e io non l'abbiamo ancora finito e io e vedo che c'è pronta la traduzione, subito mi accingerò a scaricarla. Dunque, comunque veniamo a noi ragazzuoli, che siamo con questo povero uomo che alla fine doveva essere il ranger di questo posto. Un lavoro così che poi si è ritrovato nei casini clamorosamente con una persona misteriosa che lo segue. Insomma, vediamo un attimo, continuiamo il tutto. Ah, ok, mi casca tutto, signori. Blah. Come al solito sono scomodo, voi non avete idea, ma un giorno se metterò la cam vedrete come sono scomodo. Perfetto. Oh, siamo rientrati che ci hanno buttato all'aria tutto. Adesso io che minchia devo fare? Bed. Il bed è beddato. Oh, come al solito non mi ricordo i tasti assolutamente. Report vandalismo. Ok. Reportiamo. Someone broke in. Hey, what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker! Holy shit! Ma papà, detto, attenzione! Oh merda! È sempre una signora così delicata, lei, quando dice le cose. E abbiamo riportato il vandalismo. Report stolen sheets. My fucking sheets are gone! They stole your sheets? That's just mean! Pure la lenzuola, credo sia la lenzuola. Ok, I put in a call. Hai putti le cose. Veniamo, poi. Che c'è da fa? No, reply, non ce ne frega niente. Salve. Ma perché si vede in cinemascope? Vabbè, comunque. Che devo fare? Ok. Reply perché. Reply. About bears and fires and that's about it, and now I've got to worry about who knows what out there. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Che lavorano, non so, ho capito perché parlano, cioè non riesci neanche a leggere perché parlano troppo veloce e le scritte se ne vanno via subito. Comunque lui gli ha chiesto se anyway, I hope you can sleep. Okay. Penso che se vai a dormire, se puoi dormire, vabbè. Beh, appunto, praticamente gli ha detto che lui ha voluto sapere se quelle ragazze erano sempre al lago, cioè io ho scelto di sapere se erano sempre al lago. Lei non lo sapeva. Comunque c'ha un'amica che lavora a Fort, non ho capito se è in un ufficio o qualcosa dove può scoprire. Vediamo se può scoprire qualcosa. Wake up. Ok. Wake up. Sì. What's up? Ok. Io mi sono wake upato. Hey, wake up. Wake up. Sì. Che va? Ah, vola radio. Wake up. Pick up radio. I'm awake. I'm awake. What's your problem? Our problem. Qual è il tuo problema? Il nostro problema. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. Okay. I tried radioing out and that's not working either. La tempesta ha distrutto la cosa delle comunicazioni. I don't really know why that would be the case. Non so realmente. We've had issues with the radios going out in this area before. Come il discorso della ora mi sa, anyway, ho tanto I'm sending all the lookouts out to check the wire in their areas. Yours is a good hike away. Allora, if you find any secondi. Portion of it down, I can try to get a hold of a ranger and he'll bring someone in to fix it. Okay, I can do that. Where is it? You probably had to hike through a cave yesterday to get home. Yeah, I did. So you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do.
Thanks, Hank. Boh, allora, questa gli ha detto che la tempesta ha distrutto le linee di comunicazione, le onde, la radio e tutto, e lui deve cercare di aggiustare un po' la situazione e lo manda in una caverna dove lui c'è già stato, la caverna di prima, praticamente. Ok, prenditi il tutto, che si trova a nord da quanto ho capito, perché lì nella caverna cerca di aggiustare la situation. Boh, non è che ho fatto un corso accelerato di inglese, ma oggi sono più vispo e pare che lo capisco meglio, se è così, perché magari non ho capito una cippa di niente, mica peraltro. Salve, e tutte le volte sbaglio strada. Sempre con le bombole, ormai sono diventate amiche del cuore, le bombole. Bene, andiamo in questo passo felpato. Mondo, cazzo. Poi là, pure. Si è appeso ragazzi. Ma quello chi era? Quella persona povero che ci ha spiato con quella torcia in faccia 3 ore che manca accecato. Mo mappa. Ecco qua, mappa. Della caverna. Mo a trovarla, ma attenzione, terremoto, come si muove. All the climbing gear. Number 3, Overground Trail. Bene. E sì. Io ho fatto tutti sti girini così, le rane. Non si sa. Dove cazzo sta al nord? Al nord. Mi sa che è in alto lì dove c'è quella specie di montagnette disegnate. Che cacchio è che so quelle disegnate? C'è scritto Hoverground Trail. Mo, siccome sto gioco ci gioco ogni tanto, come potete vedere, e non vi ricordo se c'erano le missioni, ma non credo, perché no, non ci sono. Aspetta, settings, vediamo un attimo. E là. Allora, Miss General Graphic Control, no? Ah sì, a parte che dovrei guardare i controls. Allora. Strafe left, strafe right. No, non c'è la cosa della. Non c'è la cosa delle missioni. Read old object, keep old object, browser not. Ah sì, tab, vediamo un po'. No, sto cazzo. Non c'è il chip. Quindi, no, ricapitolando, da quanto bisogna andare a nord. Dunque, no, giustamente, vediamo qua il nord. Ci siamo, ovviamente, sempre su. Quindi, io direi di andare dove ci sono la caverna, cave 450. Da quanto ho capito, dovrebbe essere quella lì. Quindi comunque ora io sono giusto. Sì, a me sì. Dovrei essere giusto, quindi noi ce ne andiamo per sta stradina. Così. E vediamo un po' dove ci porta. Salve. Jones Lee Lake, sì. Rivediamo la mappa, qui ogni 2 secondi stiamo a vedere la mappa. Non è qui. È di là, quindi non è. Ragazzi, ma prima c'era il coso come andavo, ora no. È di qua che sta diventando notte, di mortacci vostri. Sono di nuovo qua. Quindi io se me ne vado di qua per questa scradina con la cr, dovrei andare bene. Vediamo qua. Dunque sono qua, quindi me ne dovrei andare così. Un po' se vado giusto qua. Che palle però,
più o meno sto andando giusto, quindi devo ritrovare una stradina che è qua. Eccola qua. Ok. Bene. Dovrebbe essere questa la strada. Infatti mi dice qui Thoroughfare Bartered Patel. Ok, salve. Allora, dito giusto per cambiare la mappa, bene. Quindi io basta che seguo sta stradina e dovrei arrivare alla cave. Da quanto ho capito, se devo andare alla cave. Spero di sì, di save. Ok. Ma al solito c'è lì troppo. Ok. Senti, senti, ragazzi, senta. Spaccati un'altra volta le unghie. Beh, ok. Ancora. Ma un pezzettino di mezzo centimetro. Mezzo centimetro. Vabbè. Vada. Arriviamo a questa cave. Corre no, eh. Sì, no, beh, sta corricchiando. Nel frattempo, signori, c'è una mosca che mi sta stravanando tutto quello che mi può stravanare. Palle, minchia, coglioni, scusate il linguaggio, ma insomma. Ok. Giusto per. Diamo un'altra controllatina alla mappa, si sa mai. Quella. Sì, sto andando bene. No, no, con la mappa dietro. Ok. Scendiamo alla cava. Che tempo è? Eccoci qua, l'introppo signori, e lo sapevo. Com'è che si salta? Ok, sì, allora scusate. Saltino. Ok. Questo è il gioco delle scampagnate, ecco, attenzione. Ok. Ovviamente spero che non ci sia l'albero, meno male. Okay. Scenda, scenda. Stiamo scendendo una montagna praticamente. Sì, e adesso? E adesso? No. Dove sto? Ah, ok. Sono alla cave. Troviamo questa cave. Nella nebbia Eve. Cave. Cold morning fog. Report fog. Riportiamo la fog. Così, giusto per. Ah. Oh, it's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder, though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? Beh, due stronzate si sono detti. Ecco la caverna. Salve caverna. Io entro, attenzione, perché parlo russo non lo so. Look, I don't mean to pry or anything, but a lot of Comunque. lookouts like to gossip and talk about, you know, girlfriends, boyfriends, whatever. I'm just making conversation. And I'll be Ma a right back. me che ce Got a ne call. fotte, Delia? Sure, just gonna keep hiking and hoping it warms up. Warms up. Heyo. I don't think so. Why, have you? Okay, good. Ok, good. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Te sei sicura di che? Would you? Would All you? right, I'll let you know if anything changes in Non that ho manco regard. risposto. Hey, sorry about that. Anyway, Oh, if there's sì, anyone or Madonna, questa. anything you want to talk about, fire away. Dico che è chiuso il cancello. Non me ne This frega nulla. cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its Penso le mysteries are chiavi locked che anni away for fa, good. quello lì. That's too bad. I used to go caving in Colorado a lot with someone. Would be really nice to pick that back up. Fond memories, huh? Big time. I'll keep an eye out for those keys. Don't hold your breath.
Devo trovarsi chiavi? No! Che cazzo? E? Questa mi ha detto che quello di prima ha perso le chiavi e bubabà e bibobò. E poi manco il replay mi fa sentire. Mortacci sua. Oddio. E mo che devo fare? E? Vado a vedere qua. Chiavi. Sinceramente adesso sono uscito dalla cave e oh Madonna santissima. E now che facciamo? Manco il replay. Allora, io sono fuori. Bene, mondo do cazzo devo andare. Vedi, non sapevi bene l'inglese perché dice qualcosa delle chiavi. Io ho capito che aveva perso le chiavi e non so se lui ora cercherà di riprendersele, ma non è che sono qua dentro, ma va a sapere. Sì, open il cazzo, open, insomma, sega io che cazzo. Dimmi un po', ciccia pasticcia. Non posso trovare questo Okay, qua. I just came out of the cave and I see a supply box, but no wires to speak of. It's okay, you're on the right track. There should be a trail to the north that crosses right under the wire. Cazzo ha detto? Oh my God. Ah, c'è scritto sopra. Survive Communication Line North of the Cave. Vabbè, è apparso il lucchetto, mo? Devo andare a North of the Canyon. Là sopra. Ah, sì, a Bear Tooth, perché mi sembrava aver letto Bear Tooth, quindi devo andare là sopra, signori. Mo, ce ne andiamo a Bear Tooth. Bear Tooth. Sì, vi devo rientrare nella caverna per poi uscire di sopra. E cerchiamo di andare a Bear Tooth, da quanto ho capito. E vediamo poi cosa succede. Vediamo cosa. Guarda, a pezzi e bocconi. Meno male stiamo facendo qualcosa. Beh, ok, sali sta cazzo di caverna. Olè. Mo saliamo o dobbiamo proseguire? Fammi vedere la mappa. Che cretino, che poi mi ha scritto cosa dovevo fare sopra. No, così torno indietro. Io dovevo seguire. Ma come si fa ad andare di lì? Cacchio. Aspetta che rientro in quel laghetto lì, però come si fa? Mi sembrava che era tutto chiuso. Che di qua di certo non posso passare. Eh no, devo ritornare. Che palle qua. Che palle. Torniamo indietro, vediamo se troviamo uno sbocco di là. Salve. Lei è sempre chiuso, non è che per miracolo si apre, è giusto per no. Ecco, colpi di tosse alla. E se proseguo di qua. Eh sì. Vedi, devo proseguire su lungo fiume. Ok, vediamo un po'. Toggle to dodging. Mi fa correre con la R? Andiamo. Che cazzo fa? Sì, col passottino. Cos'è? Sì, corre, attenzione! Gapping Brush, Claire. Sì, praticamente mi fa spostare anche. Vabbè, corri. Va bene così, sono troppi tasti. Continua così da queste stradine. Che vai pene.
Dovrebbe essere di qua. Fammi vedere se l'ho cercato. Dove sto? Ok, inizio. È più o meno dove l'ho cercato. Sì, tanto poi la ripigli di sotto, la strada va bene lo stesso. Non corro, mi godo il panorama, che poi tra l'altro è bello, non è che fa schifo. Andiamo, andiamo, mi sento molto lo hacker, che bontà. Ecco qua. Continuiamo la stradina. Foglie che ci passano in faccia. Ecco, mo. Rinnovo la mappa. E continuiamo per qui. Va bene così. Quindi noi ricapitoliamo il tutto. Abbiamo capito che c'è un uomo misterioso che ci guarda, però non si sa chi è. Io purtroppo non gli ho nemmeno chiesto. Però la mia amica qui Delia c'ha un'amica a sua volta che lavora in un ufficio, non lo so, forse o di avvocati o dello sceriffo, non ho letto bene come lo riguardo, cosa ha detto, con calma, e cerca di indagare su cosa mi può essere successo. Nel frattempo la tempesta nella notte ha distrutto tutte le comunicazioni e io cerco di andare a ripararle qua su. Al nord of the canyon, non so se è proprio a Bartrotto, qui ho già visto delle cosine, vediamo un po' che c'è scritto qua. Eh sì, ci sono i fili, insomma, speriamo che qua così non devo andare più di tanto. Sì, Torfer, Bartotto, vabbè, il bar di Totti, Bartotto, eh? Oh, ho visto una casa, scusate, giusto per una baracchetta, non so, scritto qualcosa nel frattempo. Ho visto una baracchetta. Utility pole. Vediamo che mi dici. Ho visto the wire. I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. Got it. Ok, andiamo nella casa. Cos'è? Un bagno questo, non è una casa. Che cazzo è? Fa vedere. Bene, bene, vabbè, io ragazzi direi. Direi che. Vedete che ho pittato l'immagine? Se no si faceva troppo lungo il video. E allora, diciamo che mi sono fermato davanti a questa casu. Questa. Lo chiamo cesso, mi sembra un cesso, vabbè, insomma, questa casa. Baracchetta. E poi scopriremo cos'è nel prossimo episodio di Firewatch, che si fa sempre, diciamo così, più che interessante, un po' strano, un po' boh, come si può dire? Ti invoglia, tra virgolette, a capire cosa c'è in questa situazione. Quindi vediamo un po' il buon nostro Ranger se riuscirà a trovare il filo rotto e chi è stato soprattutto. Grazie a tutti e buon proseguimento con Cortex Gaming, ciao!